Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. In questo qui ragazzi è un video parecchio speciale. Non è il solito video dove andrò a sparare petardi oppure vi farò vedere petardi o vi presenterò petardi, ma questo qui è un video classifica. Questo è un video dove farò la classifica dei tre petardi, secondo me, al mio parere, migliori di tutto il 2020. Ragazzi, non ci perdiamo in chiacchiere e subito cominciamo con il video. Al terzo posto ci ritroviamo il Sandokan. Il Sandokan è un petardo abbastanza buono che io consiglio a tutti. Se li trovate, prendeteli. Proprio per il fatto che sono dei petardi a testina e che non hanno un'esplosione scarsa. Sono abbastanza buoni, ve li consiglio. E anche un altro fatto perché ve li consiglio tantissimo è perché sono da 50 pezzi. Quindi, ragazzi, se li trovate, prendeteli. Di sicuro non saranno strapotenti, dato che hanno solo 0,15 grammi, ma sono dei petardi abbastanza forti per la loro taglia. Io più che altro li darei magari forse 0,30, però ragazzi, purtroppo poi supera la norma e non credo che sia legale. Comunque, passiamo subito alla prossima. Mentre al secondo posto ci ritroviamo col Cobra P1. Questo qui è un petardo veramente forte, è il successore dello Zeus. Se li trovate, comprateli. Ragazzi, hanno una botta potentissima, credetemi. Forse un pochino, lo Zeus lo supera, però è una mia impressione. Comunque, è un petardo da 0,50. Qua però c'è scritto 0,5. Ed è della Di Blasio Elio. Comunque, questo qui è il sacco. L'unica pecca è che è un petardo da 20 pezzi. Non ne sono molti, però ragazzi è sempre meglio di niente. Se li trovate prendeteli, perché se non li prendete secondo me ve ne pentite. Mentre al primo posto abbiamo lo Zeus. Questo qui è un petardo leggendario. Questo qui purtroppo non si trova più, quindi non mi chiedete dove l'ho comprato, dove l'ho preso, perché io ho un pacco che sto collezionando, cioè che tengo già da 3 anni e non li ho mai più trovati questi petardi. Allora, questo qui è un petardo da 0,50 ed è un petardo estremamente potente. Peso lordo, secondo me, peso totale di materia attiva, 2,10 grammi. Questo è un petardo che secondo me ha scritto la storia. Perché è veramente buono come petardo. L'unica pecca è che non si trovano più. Comunque il pacco era da 50. Questo è il pacco special, bellissimo. E non so, ragazzi, uguale, per me potete dire tutto ciò che volete sullo Zeus, ma lo Zeus è sempre lo Zeus. Ci sono forse petardi molto più potenti di lui, ma questo rimane, cioè lo Zeus rimane sempre lo Zeus, ragazzi. E niente, ragazzi, questo era il video, però prima di concludere vorrei dire una cosa. Ora non lo so ragazzi, ma io spero che quest'anno uscirà un nuovo petardo che sia buono, che sia più o meno della stessa qualità come lo Zeus e il Cobra P1 e il Sandokan. Spero che esca un Magnum, ma un Magnum decente, non da 0,15, ma uno da 0,50 oppure anche 0,40 ragazzi. Perché secondo me qui se no andiamo messi male. Comunque, vi saluto e mi raccomando, ciao a tutti.